Solitamente bastono i lettori di tarocchi, questa cosa in molti l'hanno notata e mi dicono: Francesco, ma perché bastoni sempre l'operatore, sempre il lettore? Ragazzi, io credo che l'80-85% delle persone, almeno quello che vedo io, non sanno bene quello che stanno facendo. Non discuto le motivazioni, a volte possono essere anche motivazioni bellissime, però è sempre un lavoro piuttosto aleatorio, poco incisivo. All'interno di questo video voglio parlare dei quattro motivi, sarebbero molti di più, come sempre, però dei quattro motivi che fanno naufragare un consulto e la colpa è del consultante. Quindi vedo una botta da una parte e una botta dall'altra. Ovviamente io ne metto quattro, tu nei commenti aggiungi, se te ne vengono in mente, se sei un lettore di carte, aggiungine, così ne parliamo un pochettino insieme. Uno di questi è che non dice la verità. Sono sicuro che ti è capitato, il consultante non dice la verità. Tutti i consultanti mentono, cioè le motivazioni sono tante. Può essere il fatto anche di introversione, alla fine il lettore chi ti conosce, vergogna, non riesco a vedere bene la situazione, oppure, caso che sto stigmatizzando all'interno di questo video, continua in modo volontario a tralasciare parti di discorso perché l'obiettivo di quel consulto per lui non è la presa di coscienza, ma è tirare fuori delle situazioni che gli stanno dentro alla stregua di una serata al pub con un amico in cui tu ci chiacchieri. Non te lo devo dire io che questo fallisce lo scopo di una lettura, perché quando siamo lì lanciati sul tavolino, la presa di coscienza è il leitmotiv della lettura, non il tirare fuori cose, il sapere, buttare, vomitare fuori cose. Un secondo motivo per cui le letture vanno a farsi benedire è che il consultante non dice tutto, ma mo' di sfida, quindi si trattiene per vedere se sei tu a dirgli qualcosa. Questa è una dimensione davvero orribile. Io credo che crolla tutta la tarologia, cioè con questo modo di fare crolla tutto, viene meno il lavoro a due. È un orribile retaggio cartomantico che ci trasciniamo da secoli, è una dimensione completamente aliena alla tarologia e quindi quando ci presentiamo con questa logica da un tarologo è già fallita in partenza. Il terzo motivo, lo vedo fare anche per esempio nei corsi di marketing che frequento. Io non ho raggiunto il mio obiettivo, però se tu mi dici qualcosa, io ti rispondo con la mia mentalità. Ma se la mia mentalità mi ha prodotto quel blocco, cioè io non sono arrivato realmente a risolvere il problema o a tagliare il traguardo perché nei miei file cerebrali o nei miei file inconsci non ci sono quelle risorse per tagliare il traguardo, come posso ribattere a una persona che ne sa più di me, quindi che mi potrebbe illuminare o comunque darmi un punto di vista diverso con la mia mentalità? È una perdita di tempo, è anche abbastanza stupido. Un quarto motivo è che il consultante trasferisce la confusione che ha nella risposta, nel consulto, quindi il tutto si trasforma in qualcosa del tipo: ah sì, hai ragione, quindi se io, però aspetta, faccio A, però poi c'è anche B, no, così si faccio A, vabbè C. Qua viene fuori una sorta di polpettone metafisico che si trascina, rende le energie molto pesanti, confuse e poi fondamentalmente non arriviamo mai a un punto d'incontro. Come si risolvono queste dinamiche? Beh, banalmente, ragazzi, non si risolvono. Questo perché una lettura di tarocchi è fondamentalmente un rapporto tra consultante e consultato e come tutti i rapporti è abbastanza precario. È un equilibrio precario che si regge su delle prese di coscienza. Se manca qualcosa in questo senso, non bisognerebbe aver paura di sospendere la lettura. Thank you.